Buonasera e benvenuti al TG Nord. Apriamo questa edizione con un'intervista realizzata questa mattina con il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, che è intervenuto a Lodi in occasione della presentazione di un progetto intitolato Lodi Cuore e Vita. A margine di questo incontro il governatore ha parlato anche di vicende nazionali, a partire dal caso kazako, che sarà al centro anche del dibattito di domani in Senato. Il Movimento 5 Stelle infatti ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano. Sentiamo dunque il governatore. È la prima in Lombardia, vengono messi i defibrillatori sulle auto della polizia e poi dei carabinieri e dei vigili del fuoco per ridurre i tempi di intervento, il ritardo colmabile e salvare vite umane. È un'iniziativa sostenuta da Regione Lombardia e realizzata grazie all'intervento di un finanziatore, ed è un'esperienza che deve essere diffusa e sarà diffusa in tutte le province della Lombardia. Secondo lei, venendo alla politica italiana, nazionale, il caso kazako rischia di far cadere questo governo? Rischia di obbligare a un passo indietro Alfano? Beh, mi pare che questi siano gli umori del PD, di una parte del PD. È stata gestita questa vicenda, poteva essere gestita in modo diverso, probabilmente sì, probabilmente doveva intervenire direttamente il Presidente del Consiglio. Quando c'è una situazione del genere non può il Presidente del Consiglio, Letta, andarsene via e lasciare ad altri le responsabilità, perché è una responsabilità in capo all'intero governo. Credo che ci possa essere, che c'è aria di crisi in giro. Io non faccio il tifo per la crisi del governo, io vorrei però un governo che mi risponde, che mi rispetta come governatore della Lombardia e che risolve i miei problemi. Finora non è avvenuto. Non l'amareggia che finora abbiano pagato solo pesci piccoli in questa vicenda? No, non voglio commentare, conosco bene le persone che sono state coinvolte, il prefetto Procaccini, a cui ho espresso la mia personale stima, ho lavorato assieme a lui per 3 anni e mezzo, però ho sentito anche il ministro Alfano ieri e ha detto pubblicamente in Senato certe cose che rappresentano la versione ufficiale, quindi mi pare che l'unico latitante in tutto questo procedimento sia il Presidente del Consiglio, che noi abbiamo chiamato a venire in Senato, in Parlamento, a riferire la posizione del governo su quello che è successo, ma soprattutto come fare per evitare che succedano altri pasticci del genere. Sulle critiche e le osservazioni da parte di diverse associazioni di pediatri per la questione dell'assistenza ai bambini di immigrati irregolari, l'AMCI è intervenuta. Ma io rispetto le idee di tutti, però ci sono delle leggi che noi applichiamo, c'è stato un pronunciamento del Consiglio regionale, è la sede della democrazia, non pretendo che le nostre decisioni accontentino tutti, per l'amor di Dio, però io devo dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio regionale, che condivido peraltro, e quindi vorrei peraltro che chi critica si occupasse anche delle cose buone che facciamo. Ho citato prima, oltre a questa iniziativa, l'estensione che faremo in Lombardia a settembre a Milano e l'anno prossimo in tutta la Lombardia del 112 NUE, numero unico di emergenza che risponde alle chiamate 112, 113, 115, 118, polizia, carabinieri, vigili del fuoco e la sanità, riducendo i tempi, riducendo di oltre il 50% le chiamate e i tempi di intervento e salvando tante vite umane. La Lombardia è la prima regione in Italia che fa una cosa del genere. Ne sono particolarmente orgoglioso perché l'avevo iniziata io da Ministro dell'Interno dall'altra parte con Roberto Formigoni e adesso mi trovo a concludere questo processo. Anche in questo caso la Lombardia è un esempio perché salvi vite umane attuando una direttiva europea che le altre regioni non hanno ancora attuato. Senta, Letta continua a chiedere le dimissioni di Ancora, anche oggi? No, ieri. Oggi è un altro giorno, dai. No, Presidente, però è stata condannata l'ex consigliera. Sì, ho visto, tempo di record. Complimenti, la rapidità della giustizia, questo dimostra che la giustizia quando vuole può essere rapida.
e mi auguro che lo stesso tempismo sia applicato nei confronti dei mafiosi. Ogni tanto leggiamo che qualche mafioso se ne esce dal carcere per decorrenza dei termini, nei confronti degli stupratori, nei confronti degli assassini. Questa è la giustizia che mi piace, tempi rapidi. Poi il merito lo lascio al giudizio degli avvocati e dei giudici, però se tutta la giustizia fosse così efficiente saremmo davvero un paese moderno.